Si ritorna dunque sul rettangolo verde nel palcoscenico della Iserea Team FIFA 21. Marco, prima di commentare la gara fra Spezia e Cagliari, lasciami ricordare che lo spettacolo continuerà settimana prossima, martedì e mercoledì prossimo, 16 e 17 marzo. Ci saranno il girone C e il girone D. Io sono convinto che molti pro player seguiranno questo match nel quale saranno protagonisti per lo Spezia eSports Margamat, e invece per il Cagliari eSports Oberon 2002 torna protagonista nella Iserea Team. Un match importantissimo questo, Sabino. Perché? Perché il Cagliari con una vittoria si assicurerebbe il primo posto nel girone B e quindi partire dal secondo turno del winner bracket, e sono convinto che Oberon si sia anche un minimo riposato, un po' di turnover in casa Cagliari. Ha fatto due partite di sosta, adesso torna con le energie per una partita molto difficile, anche perché nel primo match tra questi due ragazzi a trionfare è stato lo Spezia. E lì deve ripartire la formazione bianconera proprio da quella gara d'andata vinta da Margamat, un Oberon 2002 che dunque torna come protagonista dopo che Daniel in realtà aveva portato fieno in cascina per la formazione sarda. Questa può essere anche la chiave di lettura. Margamat dall'inizio del torneo ha giocato sempre lui per la formazione bianconera, mentre continuo cambio tra i pro player della formazione sarda. Sì, turnover tra i sardi, mentre lo Spezia ha scelto di affidarsi solo a Margamat. Mi è piaciuta un po' la composizione della squadra del Cagliari, perché abbiamo visto Obrun nella prima parte del torneo portarsi a casa punti. Poi è arrivato Danielf, magari nel momento in cui doveva dare il cambio, doveva portare forze fresche, portarsi a casa la vittoria col Benevento, soprattutto che è stata di fondamentale importanza per la classifica. E adesso per chiudere in bellezza Obrun, si è potuto riposare, è il player più quotato della squadra, è il player meglio piazzato nella classifica mondiale. Mi aspetto un grande match e chissà se non sarà deciso da un giocatore misterioso, un giocatore che non ci aspettiamo, perché nel primo match, se ti ricordi, era stato Diogo Dalot con un inserimento di sinistro a portare il 2-1 per lo Spezia. Chissà chi sarà l'X Factor di questo match. Chi lo sa, oggi vedremo quali sorprese ci riserverà la formazione dello Spezia, che schiera in effetti Diogo Dalot in mezzo alla difesa. Insieme a lui ci sono Chris Smalling, Teo Hernandez e Quadrado. Per il Cagliari di Oberon invece attacco formato ancora da Ronaldinho e Cristiano Ronaldo Totti. Squadra tipo per il Cagliari. Sono molto curioso, Sabino, di vedere la disposizione in campo, perché Oberon ha cambiato tantissimi moduli durante questa Iserea Team, durante questo girone B, proponendo addirittura il 4-3-2-1 che non abbiamo mai visto se non da lui. Curiosa la scelta, vedremo se andrà sul 5-3-2, un 4-4-2 più classico, insomma tante armi a disposizione per il giocatore del Cagliari. E dunque tuffiamoci in questo penultimo match del gruppo B della Iserea Team FIFA 21. Spezia che batte la rimessa laterale, El Shaarawy ha ricevuto il pallone da Ronaldo, poi Vieira verso Gullit, ancora il centrocampista francese, Ronaldo il fenomeno, va da Kulusevski, CR7, ancora il portoghese di Madeira verso Vieira, Kulusevski, Gullit per Vieira, ancora Ronaldo il fenomeno, prova a cercare il compagno, chiude bene Ruud Gullit, Marco, che in questa giornata forse è stato più prezioso in fase difensiva piuttosto che in attacco. Sì, ha aiutato tantissimo dietro Gullit, che è l'unico giocatore forse tra quelli schierati da questi ragazzi capace di unire a una grande fase offensiva. Lo abbiamo visto soprattutto ieri nel girone A, una grandissima fase difensiva, mentre magari Patrick Vieira, che spesso è il suo compagno di centrocampo, è più adatto a interrompere l'azione degli avversari. Gullit può darti anche quel qualcosa in più con qualche inserimento. Oggi sì, confermo, lo abbiamo visto più presente in fase difensiva, ma mancano ancora due partite, magari sarà proprio Gullit quello che andrà a decidere questi incontri. Oppure Juanito Quadrado, che entra dentro l'area di rigore, bravo qui Samir Handanovic a chiudere la serranda e non far partire il giocatore colombiano. Ha provato sempre sulla fascia destra a sfondare Oberon 2002, ma Margamat ha chiuso e può ripartire, sbaglia però il passaggio verso CR7, proprio Gullit in possesso di palla, Vieira
verso CR7, ancora lui nel possesso di palla, Ronaldinho ad aprire le danze verso il Sharawi, ancora Digno che parte in posizione offensiva, non si chiude il secondo triangolo con il Faraone. Allora Spezia che prova a ripartire in avanti, Gullit, gran tracciante verso Ronaldo che prende in contropiede la difesa del Cagliari, deve uscire però dall'area di rigore, nuovamente da Gullit, Vieira ancora verso Ronaldo, il fenomeno, uno contro uno, si va del Sharawi, taglia Ronaldo, chiama il fuorigioco la difesa del Cagliari che però recupera e allora parte in contropiede, il lancio lungo per Ronaldinho, si stoppa questo pallone davanti alla porta, Ronaldinho si libera di un uomo, Ronaldinho rientra verso sinistro, ancora Digno, bravissimo, Juan Cuadrado a togliere la visuale e questa volta non riesce Obrun ad andare al tiro. Qui contropiede velocissimo di Obrun, ma bisogna fare i complimenti a Margamat e a Juan Cuadrado perché non era facile contro il brasiliano riuscire a portargli via il pallone senza commettere fallo. Attenzione che arriva il cross! Mamma, che azione velocissima! Cross sul secondo palo, Cristiano Ronaldo di puro esterno destro al volo trova il gol dell'1-0. Rischia in difesa Margamat, ma è un giocatore cambiato in queste partite serali perché serra le file in difesa, in contropiede è letale e Kulusevski in quella posizione, un cross al bacio per Ronaldo. Che bravo CR7 a farsi trovare pronto sul secondo palo alle spalle del difensore, ma concordo con te Sabino, Margamat mi sembra un giocatore trasformato, la partita di prima contro il Genoa vinta meritatamente, gli ha dato ulteriore fiducia e adesso sta conducendo con merito in questa partita, davvero un grande inizio per lo Spezia. Teo Hernandez, Kulusevski prova a prendere la fascia sinistra, si va da Ronaldinho, ancora Gullit verso Vieira, ancora il centrocampista francese visto in Italia con le maglie di Inter Milan e Juventus, ora Ronaldinho non riesce però a trovare lo spazio, Gullit per Diogo Dalot, chiamato prima dal dottor Weitz, vediamo se sarà ancora decisivo in questo match che per ora lo Spezia sta portando a casa grazie alla rete di pochi istanti fa da parte di Margamat, 0-1. Gullit, Kulusevski prova a partire ancora lo svedese che ha fatto malissimo dalla sua fascia, ancora Kulusevski dentro per Ronaldo, questa volta chiude le fila la difesa rossoblu che riparte con Ruud Gullit, prima mezz'ora in difficoltà da parte di Obrun, ma mi sembra tutto sommato una partita aperta a qualsiasi risultato. Sì, un po' di difficoltà per Obrun, sta facendo fatica a trovare spazi, quel passaggio in precedenza sembrava innocuo ma poteva tagliare fuori tutta la difesa, era una buona occasione per Margamat, è stato bravissimo Obrun e attenzione, seguiamolo in questa azione. Cristiano Ronaldo viene letteralmente chiuso, poteva avere il sul destro il pallone dell'1-1, ma ancora Margamat e prova a ripartire Ronaldo il fenomeno, il tulipano olandese Ruud Gullit riceve due volte e si libera, serie di triangoli in mezzo al campo a liberare poi l'avanzata sulla sinistra di Diogo Dalot, Gullit torna da Patrick Vieira, Luis Nazario de Lima, Ronaldo quando parte imprendibile però deve tornare all'indietro, Gullit ancora per Ronaldo, Gullit per Ronaldo davanti alla porta, attenzione, sbaglia però a tu per tu con Donnarumma e questa volta lo Spezia si mangia letteralmente il gol del 2-0. Qui doveva fare meglio però lo Spezia, un po' di sfortuna è vero perché non è riuscito a dare potenza in questa conclusione, ma ti ricordi Sabino cosa abbiamo detto di Margamat? Quando riesce a far ricevere i due attaccanti centrali in quella posizione negli ultimi 20-25 metri tira fuori sempre qualcosa, senza le skill ma con questa fitta rete di passaggi che arrivano velocissime, visto come si era liberato era tutto solo, occhio a Margamat che sembra davvero on fire stasera. Cristiano Ronaldo a tu per tu col portiere, viene respinta la sua conclusione in calcio d'angolo, è El Shaarawy sul punto di battuta, cross sul secondo palo sempre per CR7 che svetta ma non trova la porta. Lasciami un piccolo commento a margine su come sta giocando lo Spezia, mi sembra una formazione sarriana,
fitta rete di passaggi che penserò, se però non gli riesce tutto al 100%, allora rischia di andare poi in difficoltà. Sì, è vero, concordo con te Sabino, quando gira però è davvero uno spettacolo, anche perché proprio va avanti coi passaggi senza cercare dribbling di troppo, solo quando arriva magari con le due punte, che chiaramente hanno nel dribbling una delle loro armi principali, perché parliamo dei due Ronaldo, ecco che va a accelerare, altrimenti questi passaggi molto rapidi e poi arrivano le folate, queste accelerazioni improvvise. 1-0, direi meritato. 5-3-2, schierato da Obrun, che sta andando tanto in difficoltà. Perché? Perché la linea a 3, ieri l'abbiamo vista con Kessié, dava una certa copertura. Giovi riusciva a non subire praticamente mai nessuna occasione. In questo match il Sharawi non sta dando tantissimo in difesa, quindi c'è un pochino più di spazio a centrocampo, non stanno accorciando bene Vieira e Gullit, e se Ronaldo e l'altro Ronaldo riescono a ricevere fronte alla porta fronteggiando i centrali, sono dolori. Subito la ripresa che comincia fra Spezia e Cagliari in vantaggio, la formazione ligure sui rosso-blu sardi, che devono quindi soccombere per il momento alle giocate di Margamat. 0-1. Kulusevski prova a partire, lo svedese, pallone centrale verso Cristiano Ronaldo. Patrick Vieira, ancora l'ex calciatore dell'Arsenal, e riceve sulla tre quarti Vieira per Cristiano Ronaldo, ancora il campione di Madeira. Riceve, ma è bravissimo questa volta l'altro Vieira a intercettare il pallone. Vediamo come viene richiamato il movimento di Cristiano. Lo serve Obrun in profondità. Cristiano defilato! E beh, se segna anche da lì, dottor White, è impossibile da fermare. Cristiano ha trovato la buca d'angolo da una posizione impossibile. Che gol questo, Sabino, perché Ronaldo sembrava essersela allungata troppo, sembrava ormai troppo defilato, ha provato comunque la conclusione, Obrun premiato, ma il gol dove nasce? Dal controllo del secondo giocatore sul contropiede, perché avete notato come lui stesse andando proprio a controllare Ronaldo, ha disegnato lui il movimento, è stato bravo poi a servirlo. 1-1 sulla prima vera occasione, tutto da rifare per Margamat e per lo Spezia. Primo buco difensivo in queste gare serali per Margamat, che però lo vedo deciso a andare subito dall'altra parte con l'inserimento da parte di Al Sharawi. Partita che si è aperta improvvisamente, siamo al minuto numero 57, ricordiamo che questo è il penultimo game del gruppo B della Iserea Team FIFA 21, siamo ancora nella fase di regular season, ma i punti sono preziosissimi soprattutto per entrare nel winner bracket, che consentirebbe di giocare con i migliori la fase di playoff. Ora Al Sharawi non viene cercato, si va da Digno, che però non riesce a trovare un colpo di testa ottimale. Allora Vieira ha tanto campo di fronte a sé, questa volta lo attacca il centrale francese, ma fa male perché Chris Smalling gli ruba il pallone. Vieira e il Sharawi, parte Cuadrado sulla fascia destra, il Sharawi fa tutto da solo, messo fallo su di lui, calcio di punizione per il Cagliari. Vieira, Smalling, ancora per Patrick Vieira. Desailly, a proposito di giocatori passati dal Milan, Ronaldinho. El Sharawi ancora per Digno, vediamo se si illumina la stella di Digno, in questo caso il pallone per lui, esce Handanovic e gli sradica il pallone. Mi sembra che Obrun abbia davvero preso le redini dell'incontro. Sì, sta controllando adesso il ritmo, guarda la differenza tra primo e secondo tempo nella squadra di Margamat, come occupava bene prima gli spazi, c'erano poca distanza tra i centrocampisti, gli attaccanti e i difensori, mentre adesso la squadra è molto lunga, forse anche troppo, sta rischiando, perché hai visto anche prima Gullit aveva tagliato alle spalle, anche su quel rilancio che sembrava innocuo in cui Ronaldinho era andato a sfidare di testa Smalling, poteva nascere una buona occasione. Guarda quanta distanza c'è anche qui, se vince questo rimpallo, se riesce a vincere questo dribbling, è uno contro uno contro il difensore. Vedi che non c'è più l'aiuto di Vieira e di Gullit, deve ritrovarsi un attimo Margamat. Mamma mia, che numero di CR7 che entra dentro l'area di rigore, forse perde un tempo e lascia Smalling la possibilità di recuperare. Allora lo Spezia può ripartire in contropiede, Vieira torna all'indietro, però la formazione ligure, Cuadrado serve sul movimento il compagno, ma c'è Kulusevski, ripiegamento difensivo, forse una pausa chiamata da Margamat che deve risistemare un attimo le idee. Ancora Gullit, guadagna però la sfera per la formazione bianconera, in tenuta azzurra però in questo caso contro i rosso-blu di Cagliari. Gullit dentro, il pallone improvviso, Ronaldo uno contro uno,
E qui forse non se l'aspettava nemmeno il fenomeno. Attenzione però, perché riceve nuovamente Luis Nazario de Lima. Ronaldinho va addirittura a ripiegare difensivamente per il Cagliari, che deve difendersi con tutti gli effettivi. È ora a ripartire con Cristiano. El Shaarawy riceve, vediamo se parte Juan Cuadrado. Torna lì indietro Desai. Ultimo quarto d'ora, Marco, una partita intensissima, tre punti in palio. Vediamo entrambe le formazioni che però non riescono a trovare il gol che potrebbe portare i tre punti. Ma stanno giocando a un ritmo indemoniato, si susseguono azioni da una parte e dall'altra, magari non riescono ad andare a concludere, ma perché? Perché magari riescono a intervenire con un contrasto al momento giusto. Davvero ci stanno facendo divertire, perché è una partita intensissima e può succedere di tutto quando mancano 10 minuti. Guarda anche qui come sono lunghe le squadre. Lancio lunghissimo a cercare Ronaldinho, esce Handanovic di testa. Che mossa da parte di Samir Handanovic. Qui aveva visto lunghissimo in realtà Margamat, e fa uscire il proprio estremo difensore a chiudere la visuale, perché se Ronaldinho avesse preso quel pallone sarebbero stati guai. Qua bravissimo a trovare il tempo giusto con Samir Handanovic. Mancano 10 minuti, vediamo se arrivano dei cambi. Mi sa che ci saluterà il faraone Shaarawy, ed entra Pereira, quindi forse ha visto l'impatto dell'argentino nel match precedente con Lone Wolf, che l'ha schierato spesso. Pereira che va a occupare però la fascia destra, quindi sarà messo come esterno a tutta fascia. Vediamo che cosa deciderà Obrun per gli ultimi 10 minuti. Mette Duncan, un giocatore di tanta esplosività ma magari un pochino meno tecnica. È un cambio particolare questo, vuole dare fisicità al centrocampo. Un cambio un po' difensivo. Che ne pensi? Anche perché il Cagliari prima in classifica, questo pareggio non è tanto male, anche i tre punti sarebbero un ottimo bottino. Handanovic chiude lo specchio della porta CR7, qua rischia Margamat, che già in giornata ha spesso sbagliato queste uscite palla al piede. Questa volta però trasforma l'azione da difensiva in offensiva. Ronaldo parte, ottimo l'intervento di Marcel Desailly. Che pulizia da parte del centrale ex Milan. Pallone all'indietro, Vieira, El Shaarawy, ancora il faraone, prova a creare qualcosa, Vieira ancora per El Shaarawy, Gullit, ultimo passaggio, c'è Chris Smalling. Il Cagliari mi sembra molto più vicino al 2-1 rispetto allo Spezia, che continua a sbagliare numerosi palloni sulla tre quarti. E allora recupera la formazione rosso-blu, qui sventagliata, ottimale, a cercare Kulusevski, praterie da sfruttare da parte dello svedese, che rientra sul sinistro, va da Gullit, Vieira, ancora per Kulusevski, passaggio illuminante, vediamo se va in mezzo Kulusevski, Ronaldo prende l'ascensore, Ronaldinho, palo, mamma mia, ancora Obrun in possesso di palla, Kulusevski, Ronaldinho, Gullit, l'avevi detto, il tulipano olandese si inserisce al momento giusto. Ma che giocatore Ronaldinho, ma che giocatore anche Obrun, perché come è stato calmo dopo un palo da posizione praticamente a botta sicura, era quella conclusione di Ronaldinho, non ha perso la pazienza, ha preso il palo, ha ragionato, ha visto l'inserimento di Gullit e segna un gol importantissimo, perché qui il Cagliari, tre punti che pesano, Sabino. Assolutamente, ma anche come sono arrivati questi tre punti nell'ultima partita di Spezia e Cagliari in questo gruppo B. Cagliari che sale in classifica, altri tre punti in cascina, una formazione che sembrava a un certo punto della giornata soffrire molto, soprattutto con Obrun che all'ultimo secondo ha piazzato il colpo del campione.